Ciao, benvenuti alla Cannabis Cup di Amsterdam. Ammazza che poltrona da Formula 1 che hai, Sì, è la mia piccola stanza di controllo qui. Senti Franco, tu sei italiano, hai vinto la Cannabis Cup, cioè insomma la marijuana migliore l'hai coltivata tu. Da Sì. quanto tempo vivi ad Amsterdam? Io sono emigrato qui nel 97. Nel 97, per fare affari o per dimenticare? Tutte e due, ho studiato anche qui in Olanda all'università e poi comunque ho praticato questa mia passione di coltivare, di produrre cannabis di alta qualità. Complimenti per la passione. Senti, ti volevo dire, ma tu per caso sai dirmi come si, diciamo, quali sono i canoni per capire qual è una buona marijuana, per esempio? Ci sono innanzitutto i canoni legati alla percezione sensoriale, un po' come per un sommelier che valuta un vino, diciamo, e poi ci sono i test di laboratorio, i test della resina, dei cannabinoidi, dei terpeni. Bene, tu però adesso al di là della cosa goliardica, ci stiamo un po' scherzando, coltivi diciamo la marijuana anche per scopo terapeutico e per altre cose, cioè un business reale, tu hai una compagnia, non sei un ragazzo che si fa la sua No, gabbiagione sul assolutamente. balcone, diciamo. No, io dal 2000 lavoro per Greenhouse Seed Company, che è una delle più grosse aziende che producono semi di cannabis sia per utilizzo ricreativo, ricreazionale, sia per utilizzo terapeutico. Collaboriamo con diversi ospedali, gruppi di ricerca, diverse aziende che lavorano con medicina, farmaceutiche anche, e quindi portiamo avanti un po' il discorso della ricerca anche nel campo farmaceutico, sicuramente. È legale? Sì, è legale, ci sono dei parametri, ci sono dei permessi, delle licenze che si ottengono, è complicato, è burocratico, ma è possibile in Olanda. In Europa qual è, diciamo, il paese che è più all'avanguardia da questo utilizzo, sia medico che per altre cose, In insomma? Europa sicuramente i due paesi più all'avanguardia sono il Regno Unito e l'Olanda al momento, c'è anche un grosso lavoro di sviluppo in corso in Svizzera e in Israele, che non è in Europa, ma insomma fanno dei Adesso che in grandi lavori. America con le elezioni di Obama ci sono stati anche votati dei referendum che hanno legalizzato o liberalizzato, anzi, Sì. Può la cannabis, credi che si aprirà un mercato anche per te? darsi se questo passo va avanti e avviene un cambio a livello federale negli Stati Uniti, sicuramente saranno molto attivi sul loro mercato perché gli Stati Uniti sono dei leader consumatori di cannabis. Quindi. Come siamo messi in Italia? L'Italia è un po' indietro, anche se ci sono dal punto di vista legislativo le possibilità per chi è malato davvero di utilizzare la struttura pubblica sanitaria per accedere a questo tipo di cure. Senti, c'è crisi nel tuo settore? Direi molto meno sicuramente che nella maggior parte degli altri settori dell'economia. Che fatturato si può raggiungere, cioè, dal punto di vista economico? Perché, diciamo, è un buon mercato? Guarda, innanzitutto devi calcolare che il valore dei semi di cannabis è un valore molto alto, il valore della marijuana è un valore molto alto per l'illegalità del prodotto. È l'illegalità del prodotto che crea questo valore alto così fittizio, diciamo. In secondo luogo bisogna considerare che è un'industria enorme, la cannabis è la sostanza illegale più usata sul pianeta, e noi siamo una delle industrie leader del settore, è un settore che sicuramente genera decine e decine di milioni di euro all'anno come industria. I semi si vendono in pacchetti da 5, da 10 semi, ogni pacchetto di seme costa 20, 30, 40 euro e di pacchetti se ne vendono letteralmente milioni all'anno, quindi. Va bene, grazie Franco, ti verrò a trovare presto per uso medico Volentieri. ad Amsterdam. Grazie a voi. Ciao Franco e complimenti per la tua coltivazione. Grazie ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene, ovviamente qualsiasi tipo di dipendenza nella vita, anche emotiva, legata ad un'altra persona, è tossica, ogni dipendenza è tossica.